Meghan Markle ha subito un contraccolpo dopo essere stata costretta a scusarsi con la Corte d'Appello per aver affermato di non aver contribuito in alcun modo alla stesura della controversa biografia Finding Freedom. Meghan Markle aveva precedentemente affermato di non aver avuto alcun ruolo nella stesura del libro. Ma giovedì, la duchessa del Sussex si è scusata con la Corte d'Appello per aver dimenticato di aver autorizzato un ex assistente a informare gli autori di Finding Freedom. L'interlocutore di Jeremy Vine, Michael, ha messo in dubbio l'inversione a U della duchessa, affermando di aver tradito la fiducia del pubblico con la sua condotta. Michael ha detto, è coerente. È sempre stata piena di battute e il classico è stato quando è stata coinvolta per la prima volta con la famiglia reale. Hanno trasmesso un documentario sulla sua vita in TV e lei ha fatto un discorso, o è stato trasmesso un discorso che aveva fatto, in cui lodava suo padre per tutto il suo sostegno attraverso la sua educazione. Più tardi, hanno mostrato un altro discorso in cui era in un'organizzazione di alcune donne. E quindi adatta a non includere suo padre, dove ha aerografato il padre affermando che doveva lavorare per finanziare la sua istruzione, il che era una contraddizione. Il presentatore Jeremy Vine ha tuttavia offerto una controargomentazione alle affermazioni di Michael, dicendo, l'hai seguito da vicino. Ne abbiamo parlato, è una cosa negativa, ha detto che non aveva collaborato, poi ha detto che si era dimenticata e lo ha fatto. Tuttavia, ci sono difensori di Meghan che dicono che tutto questo è motivato da persone a cui non piacciono gli americani. Non amano le persone di colore, non come le persone che vengono da un altro paese e si sposano nella famiglia reale. Cosa ne dici? Ma citando Christoph Ufas, relatori di Vine, Michael ha rinnovato le sue affermazioni, sono ciechi. Christo stava dicendo, in generale, che i media inizialmente erano favorevoli e di supporto a lei. Questo era fondamentalmente vero, ed era vero per il pubblico. E lei ha tradito la fiducia del pubblico in lei.